Quest'isola è talmente soleggiata che viene definita l'isola del sole. Qui a Rodi, oltre che un clima spettacolare, troverete delle bellissime spiagge con acque cristalline, foreste impressionanti e resti dell'antica Grecia. Seguitemi nel mio viaggio su quest'isola. Attualmente mi trovo a Camiro, che è una delle città dell'antica Grecia meglio conservate in assoluto. Pensate che spesso viene paragonata a Pompei, non perché ci sia stata una catastrofe, ma perché anche questa città è stata abbandonata e poi riscoperta molti secoli dopo. Il castello di Monolithos è un altro sito archeologico da non perdere. A ingresso gratuito potrete visitare questo castello costruito dai cavalieri ospitalieri. Sono adesso nella Valle delle Farfalle, che come vedete è un luogo veramente stupendo. Pensate che qui si verifica un fenomeno naturale molto raro, ovvero che una certa specie di farfalle si ritrova qui e insomma hanno un ciclo vitale intero, tutto in questa valle. Adesso siamo a giugno e non ce ne sono ancora tantissime perché è il periodo di nascita delle farfalle, però qualcuna ce n'è e comunque è un posto stupendo che vale la pena visitare comunque. Vabbè, guarda là quante ce ne sono sul tronco, tantissime. Ora stanno dormendo, non hanno molto voglia di volare. Però eccone alcune. Sul lato sud-ovest dell'isola, quello meno turistico e più selvaggio, c'è questa spiaggia che ho adorato. Ha solamente un food truck e gli ombrelloni sono molto spartani, senza musica né chiasso. Qui l'acqua è una delle migliori che ho trovato sull'isola. A pranzo siamo alla taverna Atiri, che tra l'altro è molto molto carina, e abbiamo ordinato un po' di cose. Allora, io ho preso del formaggio grigliato, credo sia di pecora, molto molto buono, poi dell'hummus, anche se non è super mega tipico, comunque buonissimo, uno dei migliori veramente che abbiamo mai assaggiato. Poi il pane pita, che io adoro, e Alessandro ha preso tutto questo bel piattone di gyros, che in pratica è una specie di kebab, e anche questo sembra molto buono, quindi consigliato questo posto. Uno dei must dell'isola, che molto spesso è incluso nelle numerose crociere che hanno tappa qui, è l'acropoli di Lindo. È una delle acropoli meglio conservate di tutta la Grecia. Siamo alla spiaggia di Zambetta, che è veramente molto molto bella. Secondo me la più bella l'acqua è davvero super cristallina, e anche qui i lettini costano sui 20 euro, no, costano 20 euro, due lettini e un ombrellone per l'intera giornata, che secondo me è onestissimo, ed è appunto immersa in un paesaggio davvero molto bello, quindi questa spiaggia voto 10. Siamo alle terme di Calitea, che sono note fin dall'antichità per le loro proprietà terapeutiche. In realtà poi sono cadute in disuso per tantissimi anni e sono state poi rifatte durante l'occupazione italiana di Rodi, negli anni 30 più o meno, e poi sono di nuovo cadute in disuso, insomma non hanno una bella storia queste terme, e sono state riaperte solo nel 2007. Dovete immaginarle come delle vere e proprie terme, cioè in realtà in questi complessi non c'è niente, però c'è una bella spiaggia in cui passare una giornata, e l'ingresso alle terme costa 5 euro a testa, e poi se volete ci sono i lettini e gli ombrelloni, che sono abbastanza costosi per la media qui sull'isola, ovvero costano 25 euro al giorno.
Questo dietro di me è la Via dei Cavalieri, che pensate è una delle vie medievali meglio conservate in assoluto in Europa. Tutte queste qui a lato erano locande dove i cavalieri gestivano i propri affari oltre che a mangiare e dormire. Questo dietro di me è il palazzo del Gran Maestro, che fu costruito nel XIV secolo dai cavalieri ospitalieri. Poi in realtà durante il dominio degli ottomani subì un'esplosione, quindi venne abbandonato, fino ad arrivare all'occupazione degli italiani, quando fu ristrutturato in teoria per essere una residenza per Vittorio Emanuele III o per Mussolini, ma in realtà non vi soggiornarono mai. Sono in un punto stupendo di Rodi, guardate cosa ho dietro di me, due mari che si incontrano, il mare Egeo e il mar di Levante, e quella là può essere un'isola o una penisola a seconda della marea, che in questo caso è bassa, e come vedete c'è proprio una spiaggia. Tra l'altro è perfetta per gli sport acquatici perché da una parte è completamente senza onde, calma, mentre dall'altra insomma si fa surf e tutti i vari altri sport acquatici. Nei mesi di giugno, luglio e ottobre troverete dei prezzi super convenienti per i voli. Ci sono numerose combinazioni andata e ritorno sotto i 100 euro, alcune anche a 50 euro. Per gli hotel potrete trovare qualsiasi categoria, da quelli low cost a quelli più eleganti e costosi. Spero di avervi convinto a visitare questa meta affascinante.